Nonostante la pandemia di Covid-19 e le restrizioni sanitarie, l'industria cinematografica francese continua a produrre film. Per esempio, a Lione si sta girando La Fractura di Catherine Corsini con Valeria Bruni Tedeschi. Il film è ambientato durante l'inizio delle proteste dei gilet gialli in Francia, 2 anni fa. Raph e Julie, coppia di donne sull'orlo di una rottura, si ritrovano coinvolte loro malgrado in una grande manifestazione dei gilet gialli a Parigi, finendo addirittura in ospedale. È molto importante tornare a pensare al cinema, spiega Valeria Bruni Tedeschi. È un modo per continuare a lavorare, per resistere all'oscurità, alla depressione. Per questo siamo felici di lavorare, perché è come un alveare, continuare a fare esercizio, a fare il miele, lo speriamo. Ma è comunque molto difficile perché sentiamo l'atmosfera ed è un periodo davvero difficile. Parte del set è allestita in una vera e propria clinica per una serie di scene. La regista Catherine Corsini lavora con un team di fedelissimi, tra cui il suo produttore e il direttore della fotografia. Ma la realizzazione del film è stata comunque molto più complicata del solito. C'è molta più tensione, molta più ansia, molto più stress. Le persone sono testate? Non ci saranno persone contagiate? Certo, il Covid è così anticinematografico, è contro tutto ciò che mi piace: abbracciarsi, parlare tra di noi, guardare gli attori, vederli in volto, vedere le loro espressioni e le loro emozioni. Ho girato tutto il tempo con una mascherina, è davvero una seccatura, ma ci siamo adattati, ci siamo detti che saremo più forti di qualsiasi altra cosa e che riusciremo a fare questo film. E manca poco alla fine del film. C'è ancora una scena all'aperto da girare a Parigi e le riprese di La Fracture saranno completate. Poi il montaggio, forse un grande festival, e un'uscita nelle sale nell'estate 2021. Incrociando le dita. Ça tourne, Baptiste.